Il consiglio comunale, presieduto da Raimondo Pasquino, si è riunito nella sala dei baroni al Maschio Angioino per una seduta monotematica dedicata alla questione lavoro. Il sindaco De Magistris, nel sottolineare l'importanza del tema trattato, ha evidenziato che nonostante i tagli delle risorse decisi dal governo centrale non permettano nemmeno di bandire concorsi pubblici, l'amministrazione può fare tanto per rilanciare lo sviluppo e il lavoro a Napoli. Da Napoli infatti partirà nei prossimi giorni una battaglia per conservare quelle realtà sane come Ansaldo e Alenia che rischiano di essere spostate al nord. L'assessore al lavoro e allo sviluppo Marco Esposito ha fornito poi i dati relativi alla perdita di posti di lavoro in città negli ultimi 5 anni, nei quali si è passati da 275.000 a 243.000 occupati, molti dei quali impegnati in lavori assolutamente precari e temporanei. Di fronte a questi dati, a detta dell'assessore, occorre attuare una vera e propria inversione di rotta, non solo politica o d'immagine, ma anche fatta di iniziative che dimostrino che si è capaci di creare lavoro e di dare voglia alle imprese di investire. L'assessore ha anche assicurato che l'amministrazione si impegnerà in una ferma lotta alla burocrazia, nella promozione internazionale e nel contratto Napoli. Il Consiglio ha quindi deciso di accogliere la proposta del Presidente della Commissione, Antonio Crocetta, di sospendere la seduta per accorpare in un unico documento unitario i 14 documenti presentati tra mozioni e ordini del giorno, come traccia di lavoro da approfondire nelle prossime settimane. Particolare attenzione è stata infine posta sulle difficoltà delle realtà produttive cittadine, la necessità di rappresentare con forza al governo la questione Napoli, la difesa dei disoccupati e dei precari, la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e del finanziamento ai soci cooperatori, ma anche lo scorrimento delle graduatorie e degli abilitati ai concorsi per attuare un vero e proprio ricambio del personale comunale.